sì, grazie mille, grazie Ennio per la tua presentazione, come sempre appassionata. Ecco, tu non sei solo uno studioso dell'Unione Europea, ma sei un europeista, diciamo, quindi non te ne, c'è una passione che ti muove oltre all'interesse, diciamo, dello studioso, quello proprio dell'europeista convinto. Ecco, come vedete, insomma, il quadro degli argomenti è alquanto ricco. Io ho visto che qualche domanda già c'è, mi permetterei di farle, anzi chiederei magari a chi ha delle domande di dirmi anche per chi sono, insomma, perché io ragionevolmente le attribuisco all'uno o all'altro, ma ovviamente è una mia, diciamo, è una mia scelta, spero di aver... di indirizzarle bene presso i due, verso i due relatori. Comincerei allora da Gigi Masella e gli riporterei la domanda di Roberto Dentico e poi una mia domanda. La domanda di Dentico è: quale ruolo e peso ha avuto la Cassa del Mezzogiorno nel tentativo in parte fallito di industrializzazione del Sud Italia? Grande tema, direi. Io vorrei aggiungere una mia diciamo domanda che è legata proprio al titolo di questo nostro seminario, la europeizzazione della questione meridionale. Ecco, ritieni che a che punto siamo di questa europeizzazione? Da dove mi viene la domanda? Emerge nella storiografia anche degli ultimi anni un discorso legato al mezzogiorno maltrattato, mezzogiorno che è stato, no, che sarebbe stato ricchissimo senza l'Unità d'Italia. Quindi sotto traccia c'è una sorta di difficoltà nel sentirsi italiani pienamente. Si può dire che siamo in difficoltà anche nel sentirci europei, o forse rispetto alla Unione c'è un, diciamo, forse perché qualcosa di vista magari più lontano, più distante, meno un senso di appartenenza politica pieno. So, a che punto siamo su questa europeizzazione della questione meridionale? Prego, a te la parola. Posso parlare? Come no? Sulla prima domanda, cioè tutte e due le domande come richiedono, come dire, alcuni volumi di approfondimento, ma come dire, per quanto riguarda la prima questione, ho accennato a due momenti, diciamo. C'è una fase, diciamo, della storia della questione meridionale, della storia della Cassa del Mezzogiorno, che assegna alla Cassa del Mezzogiorno un ruolo indubbiamente propulsivo nel processo di trasformazione, di cambiamento, di crescita e per certi versi anche di sviluppo, diciamo, dell'Italia meridionale. Parlo dell'Italia meridionale, non parlo, diciamo, delle singole regioni, sia sul versante, come dire, delle trasformazioni dell'agricoltura. E quando parliamo di trasformazione dell'agricoltura parliamo di un dato decisivo nella storia dell'Italia meridionale e per il modo in cui poi, per certi versi, le trasformazioni dell'agricoltura interagiscono anche, su, quantomeno su un versante, quello, diciamo, dell'industria agroalimentare, che nella storia del Mezzogiorno è importante. Interviene la Cassa del Mezzogiorno anche sul versante industriale. La nascita dei poli di sviluppo, la nascita di grandi realtà industriali, diciamo, è un dato ineludibile all'interno della storia nazionale. Certo, alcuni momenti, no, sono stati messi in discussione, hanno avuto un esito fallimentare, facci pensare, diciamo, all'isolamento di poli di sviluppo rispetto alla crescita complessiva del territorio, tanto da lasciare questi poli o queste realtà, come si disse allora, cattedrali nel deserto. Però è ineludibile che un processo di trasformazione è avvenuto. Un aspetto, diciamo, di questo processo è anche il livello di urbanizzazione del Mezzogiorno,
senza considerare diciamo, i flussi di risorse messi in moto in comuni e province, il processo di trasformazione del rapporto agricoltura città-campagna nell'Italia meridionale sarebbe stato poco, cioè non avrebbe avuto questo risultato, con tutti gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Credo diciamo, di dover dare un giudizio positivo, il termine giudizio positivo o negativo dal punto di vista storico insomma, è discutibile, però come dire che il ruolo della CASMET sia stato un ruolo importante e propulsivo, almeno nella prima fase, non c'è dubbio. Ho cercato di sottolineare, ma in maniera molto rapida, il dato per cui molto spesso la Cassa del Mezzogiorno ha funzionato come strumento di ricerca di consenso, strumento sostitutivo di spesa ordinaria. Quando questo è avvenuto, soprattutto a partire dagli anni 70, secondo me, come dire, il ruolo della Cassa del Mezzogiorno è notevolmente diminuito. Non c'è dubbio che accanto a questo ci siano degli elementi, come dire, discutibili, diciamo, un po' guardiamo un dato, un ente diverso, che però come dire, ha delle caratteristiche simili diciamo, a quelle della Casa del Mezzogiorno. L'ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese diciamo, è un ente importante che ha prodotto come dire, trasformazioni profonde, modernizzazione del Mezzogiorno, non solo della Puglia, perché poi gradatamente l'acquedotto pugliese si estende in altre realtà territoriali, dalla Lucania, in parte diciamo della stessa Campania, Sele, eccetera, Cilento. È ineludibile. L'ente l'acquedotto pugliese è un ente che però ad un certo punto ha crisi di bilancio molto forte e diventa per alcuni versi nella Puglia un ente che assolve ad una funzione di ricerca di consenso nella misura in cui, sia pure in ambito limitato, assorbe occupazione diciamo, di RAI o anche impiegati diciamo, che altrimenti nella struttura del mercato del lavoro pugliese non avrebbero avuto. Questa stessa situazione possiamo individuarla nella storia della Cassa del Mezzogiorno, nella fase ultima, conclusiva, negli anni 70 in poi, quando accennavo, la burocrazia cioè della Cassa del Mezzogiorno tende a contrastare i processi di trasformazione che avvengono, a rallentare una spinta ad un suo ridimensionamento e nello stesso tempo a svolgere una funzione, usiamo questo termine, clientelare, di raccolta di consenso attorno a finanziamenti che avvengono nei comuni, nelle province e così via. Non so se ho risposto alla domanda. L'altro dato è ancora più importante, questione meridionale di Europa. Il termine, cioè il dato questione meridionale scompare in Europa. Oddio, scompare già, diciamo, in Italia, diciamo, no? Non per, diciamo, la storia della questione meridionale, al di là della chiusura diciamo declamata da Mussolini quando dice che la questione meridionale è finita, finisce nel momento stesso in cui si percepisce la dimensione nazionale del problema, l'impossibilità di risolvere la questione meridionale, il problema del Mezzogiorno, al di fuori diciamo di un'ipotesi di un progetto di riforma, di cambiamento complessivo diciamo, della struttura economica del paese. La questione meridionale finisce in Europa, direi nel momento stesso in cui, come dire, non solo diventa un'area arretrata, ma nel momento diventa una delle aree arretrate del Mediterraneo. Cioè, direi che con l'ingresso, diciamo, negli anni 80, tra l'81 e l'86, se mi ricordo bene, quantomeno della Spagna e della Grecia, cioè di realtà nazionali che hanno all'interno aree depresse, diciamo, no? Il problema diciamo, di una specificità meridionale in Europa cambia. No?
reclama invece una capacità, diciamo, degli stati nazionali di rivendicare un ruolo, una capacità di contrattazione, se vogliamo, all'interno dell'Europa. Quando Elio Triziani, se ricordo bene, ha parlato dell'istituzione del Fondo Europeo per lo Sviluppo nel 75, se ricordo bene, diciamo, nelle fasi iniziali di queste discussioni, alle fasi iniziali, per l'Italia partecipano rappresentanti della Svimez, dello IASM, cioè rappresentanti, diciamo, delle associazioni per lo sviluppo del Mezzogiorno, fondamentalmente, che operano, diciamo, nel senso di porre la questione meridionale in una logica che non può più essere meridionale, non può che essere europea. In questo senso, come dire, il Mezzogiorno diventa europeo. Quanto ci sentiamo europei è un altro discorso, diciamo. Direi che qui un momento discriminante, diciamo, dal punto di vista temporale è la crisi, diciamo, del 2008-2011-12. Io ho lavorato, diciamo, insieme a capo spagnolo ad un progetto sulla legittimazione e delegittimazione, sulla costruzione, come dire, di una coscienza europea italiana, dove veniva fuori come questo processo, diciamo, fosse stato molto intenso in una prima fase e poi avesse conosciuto un declino al punto da spingere, diciamo, anche, come dire, le autorità di governo a rivendicare un rapporto stretto tra Italia ed Europa. Qui, come dire, al centro rimane ancora una volta il problema del modo in cui, come dire, svolgono una funzione nazionale le classi dirigenti meridionali. Ed è un tema grosso, diciamo, che scandisce la storia della crisi di questo paese. Quando ho accennato alle tensioni, diciamo, che agitano la storia italiana a partire dagli anni 80-90, ho accennato al declino delle culture meridionalistiche nelle culture dei paesi, degli stati, dei partiti nazionali. Non uso il termine partito della nazione, che è ambiguo, comunque dei partiti che hanno svolto, i partiti, grandi partiti di massa, che hanno svolto una grande funzione nella costruzione del paese. Questi partiti, diciamo, perdono questa dimensione, tra virgolette, meridionalistica, in rapporto anche ad un quadro di crisi dello Stato nazionale, che è un dato ineludibile, diciamo, con tutta una serie di conseguenze e di difficoltà, diciamo. Nell'Italia la crisi dello Stato nazionale significa emergenza di questione nazionale, di questione settentrionale, significa, come dire, storia della Lega. La Lega non è inizialmente un partito regionale soltanto, è l'espressione di interessi anche di strutture piccole e medie imprese che hanno nel mercato europeo, diciamo, il nord europeo, un momento di sfogo, diciamo, no? E il connotato europeo iniziale della Lega è molto forte rispetto alla Lega di oggi, diciamo, no? E questo dato non c'è dubbio che metta in discussione, come dire, molti elementi, non solo il connotato europeo, ma anche il connotato nazionale. Sta qui questa fiammata neoborbonica a cui tu facevi riferimento, diciamo, no? Quasi di contrapposizione all'altra. Direi che come dire, il connotato europeo, la rivendicazione di un connotato europeo come elemento di modernizzazione e di possibilità di sviluppo, diciamo, viene fuori oggi. Le cose che diceva Ennio sono importanti, in contrapposizione ad un'ipotesi, diciamo, no, di rivendicazione identitaria, di chiusura protezionistica, quasi autarchica, che però perde di vista i legami ormai costruiti, non solo ideali, diciamo, ma economici, reali,
diciamo, di interdipendenza, diciamo, no? Che scandiscono il sistema economico italiano. Un dato, diciamo, che come dire, rivendica la tradizione meridionalistica, su cui si può discutere, diciamo, che non ha avuto molta discussione, ma che sarebbe interessante affrontare, approfondire, è la proposta che è venuta fuori alcuni giorni fa sul Corriere della Sera di Claudio Signorile, non a caso, di rispondere, di utilizzare i fondi del Recovery Fund attraverso, diciamo, un processo di federazione del Mezzogiorno che superi gli egoismi regionali e che rivendichi ad una realtà meridionale una possibilità di utilizzare in maniera più razionale i contributi europei. È qualcosa di ambiguo, diciamo, di molto importante, che sta dentro per alcuni aspetti, come dire, una se mi dilungo dimmelo, insomma, sta dentro una risposta parallela alle macro regioni di cui parlava Ennio Trigiani negli anni 90, diciamo, no? Quando la Fondazione Agnelli propone di riorganizzare il sistema regionale italiano, riducendo il numero delle regioni e parlando per lo Stato nazionale italiano di macro regioni, come risposta possibile a un tentativo di riorganizzazione, di razionalizzazione di uso di fondi nazionali ed europei. Sta qui, diciamo, per certi versi, la risposta, la proposta di Claudio Signorile, diciamo, che come dire, deve fare i conti però con un'ambiguità, diciamo, no? Federalismo meridionale è qualcosa di molto importante, che però, come dire, trascina dietro una storia ambigua, non solo neoborbonica, ma, diciamo, di separatismo siciliano, di separatismo regionale, che spinse poi le sinistre italiane in contrapposizione all'autonomismo democristiano a rivendicare l'unità nazionale contro le regioni, diciamo, nel dibattito della Costituente. È un nodo, la questione meridionale è finita, i problemi del Mezzogiorno però ci sono, diciamo, no? Ma sono problemi, a mio parere, di riorganizzazione e di ruolo delle classi dirigenti e di cambiamento, di riforma del paese, diciamo, i fondi per la ricerca, i fondi della riforma della scuola, sono questioni. Il problema dell'occupazione è separabile dal fatto che la stragrande maggioranza ancora, per dirla con Salvemini, in Italia, dei laureati italiani nel Mezzogiorno ha connotati umanistici rispetto a quelli scientifici, o che i laureati diciamo, in materie scientifiche hanno difficoltà se si laureano perché non ci sono impianti industriali. È una questione di cambiamento profondo del paese, che è la ragione per cui, a partire, diciamo, dai primi del Novecento, la questione meridionale finisce, nel senso che si comincia a dire Mezzogiorno funziona se funziona l'intero paese, se si cambia i caratteri del paese. Non lo so se ho partito, se ti ho risposto, ma insomma. Grazie, grazie. Grazie davvero. Poi c'è un'altra domanda, ma la farò per ultima, insomma, perché credo che possa avere una risposta da entrambi i relatori. Adesso volevo chiedere invece a Ennio Trigiani un po' di domande che si sono accumulate, ma insomma le raggrupperei attorno a due domande principali. La prima, che in un certo senso si ricollega a qualcosa che abbiamo già detto, cioè l'interesse a stare nell'Unione è un interesse prevalentemente di risorse, per ottenerne delle risorse. Può mettere assieme due domande, una di Michele Pimpinicchio, che chiede qual è stato l'effetto del grande allargamento ad est sulla politica di coesione, e a questa si ricollega la domanda di Aurelio Giallella. Come giudica la scelta di dare più peso alla politica di widening, quindi di allargamento, piuttosto che a quella di deepening, cioè di approfondimento della collaborazione? C'è poi
una seconda domanda per Trigiani, complicata, sulla nuova linea pandemica del MES. Si dice non confligge da un punto di vista giuridico con il suo trattato istitutivo per quanto riguarda ad esempio la condizionalità e le riforme strutturali? Ci sono altri stati europei in cui si sta valutando l'utilizzo di questo strumento? E facciamo una cosa, l'ultima, diciamo l'intervento di Gaetano e quello di Divenuta, li unisco e li faccio alla fine a entrambi i relatori perché mi sembrano avere una coerenza. Quindi ti chiederei di rispondere a questi due, mi rendo conto, non facili argomenti. Dico a tutti che... Brevemente, l'allargamento ad est è stata una scelta politica susseguente alla caduta del muro di Berlino che intendeva favorire il processo, un più rapido processo di democratizzazione di questi paesi che naturalmente avevano vissuto sotto il giogo sovietico evidentemente a scarsi livelli di democrazia e quindi si diceva inserendoli nel processo di integrazione europea che sappiamo prevede quali valori democratici e rispetto ai diritti fondamentali gli elementi costitutivi del processo di integrazione europea, cioè un paese non può entrare a far parte dell'Unione Europea se non offre con il proprio ordinamento costituzionale e giuridico garanzie di democrazia rispetto ai diritti fondamentali. A suo tempo, tanto per fare un po' di storia, sappiamo che la Spagna e il Portogallo avevano delle dittature e quindi non potevano inizialmente entrare nelle comunità europee. La Grecia inizialmente, sottoposta a un golpe dei colonnelli, non potette entrare finché appunto non fu ricostituita la democrazia. Ecco, questo era l'obiettivo politico, oltre a naturalmente a interessi in particolare la Germania, di ampliare la propria spazio dall'intervento politico-economico in paesi che sono vicini, dimenticando un po' le vicende della guerra. Però c'è da dire che qui abbiamo poi vissuto e stiamo vivendo delle profonde contraddizioni, che in alcuni di questi paesi, pensiamo soprattutto alla Polonia e alla Ungheria, sono andati al potere dei governi poco attenti alle questioni dei diritti fondamentali e ad alcuni valori importanti della democrazia, pensiamo all'indipendenza della magistratura e così via. E in effetti sono sottoposti anche a una procedura che tende a condannare, è previsto al Trattato Unione Europea, ahimè molto complesso, una procedura che potrebbe arrivare fino alla sospensione dell'esercizio del diritto di voto di questi paesi che violassero i diritti fondamentali, i valori fondamentali costitutivi dell'Unione Europea, però anche qui cascalassino, perché per poter alla fine di tutta una procedura non breve arrivare a queste sanzioni ci vuole l'unanimità all'interno del Consiglio Europeo, cioè capi di Stato e di Governo, ma evidentemente l'unanimità, ovviamente con l'eccezione del paese oggetto della eventuale sanzione, ma basta che ce ne sia un altro e si blocca tutto. Nel caso sono due, Polonia e Ungheria, ognuna può dare la spalla all'altro, quindi vedete le contraddizioni. Quindi in realtà noi abbiamo avuto sotto altro profilo, non sotto questi, ma sotto altri profili di interesse nazionale, il Regno Unito che ha costituito un freno forte spesso al processo di approfondimento dell'integrazione. E infatti devo dire che molti europeisti in fondo non si sono stracciate le vesti quando c'è stata l'uscita del Regno Unito, e probabilmente mi chiedo se questa grande solidarietà espressa nella crisi pandemica sarebbe stata così facile da raggiungere se ci fosse stato il Regno Unito. Non lo sappiamo, io non sono stato felice dell'uscita del Regno Unito, però appunto anche qui a volte non tutti i mali vengono per nuoce. Io ritengo che oggi l'Unione Europea abbia bisogno più di approfondimento che di allargamento ulteriore. Sappiamo che ci sono paesi dei Balcani che vorrebbero
entrare, a partire dall'Albania, per esempio, che di fronte a noi, in cui c'è una presenza italiana storicamente molto forte. Ma ormai noi abbiamo, è stata fermata dalla pandemia, perché a maggio, in occasione dei 70 anni della dichiarazione Schuman, sarebbe dovuto partire la conferenza biennale per rifondare l'Europa e quindi riformare anche il Trattato di Lisbona. Io ritengo che le sfide sempre più potenti che la comunità internazionale pongono la necessità di un approfondimento ulteriore del processo di integrazione europea. I limiti sono notevoli. Io sono addirittura dell'avviso che si possa, siccome la riforma del trattato ha anch'essa bisogno dell'unanimità dei Paesi membri, oltre alle ratifiche da parte di tutti gli Stati membri, io ritengo che probabilmente alla fine si dovrà fare una scelta di fare quella Europa a più velocità fra gli Stati che sono intenzionati ad approfondire ulteriormente il processo di integrazione in una direzione politica, a partire dalla politica estera e di sicurezza comune, e con gli altri rimanere un processo di integrazione prevalentemente economica, con i veti, con le frenate continue, un mondo che cammina a velocità incredibile, non si va molto avanti. Io sono di quest'idea, ma comunque saremo a vedere, certamente sono processi difficilissimi da sostenere. Naturalmente la presenza del peso sovranista in molti stati costituisce un pericolo per il processo di integrazione europea. La pandemia ha dimostrato che col sovranismo non si va a parare da nessuna parte. Io mi chiedo dove sarebbe l'Italia se fosse stata sola di fronte a questa crisi pandemica, se non potesse utilizzare quelli che sono gli enormi vantaggi di essere col salvagente dell'Unione Europea, che con i 209 miliardi complessivi del Recovery Fund, con i miliardi che vengono dallo SURE, che come sapete è la Cassa di Integrazione Europea, quale già stiamo attingendo, con gli interventi della Banca Centrale Europea, con il recupero, come dicevo, dei miliardi dei fondi strutturali, con il MES, e qui arriviamo al MES. Io ho scritto anche molte volte sul MES, perché ritengo molto incomprensibile il rifiuto del MES da alcune forze politiche, in particolare mi riferisco a chi sta al governo, perché chi sta all'opposizione fa il suo gioco, chi sta al governo avrebbe necessità e bisogno di utilizzare più risorse possibili. Per me è incomprensibile, il MES è stato, come si sa, meccanismo europeo di stabilità che serve per venire incontro alle gravi crisi economiche che sono gli Stati membri, e a tal fine c'è da dire la sua funzione, le sue funzioni però sono diverse, e qui sono fatti una serie di errori, si è detto che quella condizionalità che sapete è stata messa a questa linea di credito è quella solo sanitaria, nel senso che questa linea del MES prevede le spese dirette e indirette sanitarie. Quando diciamo indirette, tutto quello può essere utilizzato al fine di rispondere alla pandemia, non solo quindi agli interventi che sono assolutamente necessari per le spese strettamente mediche, parliamo sia di ospedali, medici, infermieri, ricerca scientifica, medicinali e così via, ma anche tutti gli interventi, per esempio nelle scuole, intervento nei trasporti pubblici e così via, diretti a rallentare o impedire di diffondersi la pandemia, sono spese riconducibili in astratto al MES. Si è detto che doveva essere modificato e non si poteva il trattato, non è vero, perché si è fatto riferimento sempre alla famosa troica che andò in Grecia, troica formata dalla Commissione Europea, Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, cioè un intervento, un paese, la Grecia, che era in pieno fallimento, non dobbiamo dimenticarlo, e che naturalmente rispetto all'intervento finanziario
de col MES dovevano operare un controllo rigoroso dell'economia, quindi con interventi di carattere macroeconomico. Ma lo stesso trattato prevede linee diverse, non hanno alcuna previsione di interventi di carattere macroeconomico, pongono delle condizionalità che sono poste caso per caso secondo il tipo di intervento. Lo è stato per la Spagna per quanto riguarda i prestiti bancari, nessuna troica è andata in Spagna, è stato previsto, come ripetutamente formalmente detto dalla Commissione europea, quella temutissima che dovrebbe operare una sorveglianza rafforzata, che in realtà è un controllo del rispetto delle condizioni poste. La Commissione opererà una rigorosa sorveglianza sulla circostanza che le spese, non solo quelle già fatte, come un po' stranamente il Presidente Consiglio Conte ha detto avantieri, ma spese anche programmate, anche nel prossimo anno, dico, sono controllo che siano spese dirette alla sanità in maniera molto ampia. È stato detto addirittura che è un ente privato, ma quando mai? È un'organizzazione intergovernativa, il Consiglio dei Governatori è formato dai ministri dell'economia degli stati membri, riferimenti incredibili a tante situazioni, non mi soffermo. Il problema che non si vuol comprendere, perché io a coloro che dicono siamo contrari al MES perché temiamo la sorveglianza rafforzata, ma si parla del recovery fund. Allora, il recovery fund, che è eccezionale, come ho già detto, è un'innovazione storica, perché crea un prestito europeo, non si era mai ipotizzato, addirittura Delors l'aveva ipotizzato, il più grande presidente della Commissione europea che si è avuto, però era lontanissimo da ogni idea. Ma al momento in cui si utilizzerà questo recovery fund, che attenzione, per entrare in per operare deve essere prevedere la ratifica di tutti gli stati membri, da parte dei parlamenti, tutti i 27 stati membri, ne parliamo la prossima breve. Ma voi pensate che queste risorse che saranno date non saranno sottoposte a alcun controllo? Saranno sottoposte anch'esse a una sorveglianza rafforzata, come è giusto così che sia. Io dico benedetta la sorveglianza, perché soprattutto noi italiani siamo abituati purtroppo a una utilizzazione delle risorse europee, diciamo, usiamo il termine fra virgolette sportiva, bene che ci siano controlli, perché purtroppo, e ahimè, lo sappiamo che quali problemi noi abbiamo nell'utilizzazione delle risorse sia interne che esterne. Quindi, allora, la circostanza poi anche che gli altri stati membri non l'hanno utilizzato, il problema è che il costo, anche se sta abbassando, ma grazie a questi interventi e per ora, il costo del denaro in Italia si è molto abbassato, resta comunque superiore rispetto ad altri stati, e naturalmente qui la convenienza è la differenza del costo del denaro che si prende in prestito. Se una cosa è costo comunque che c'è anche abbassato di BTP, altro è avere per esempio col MES un costo negativo, cioè alla fine nei 10 o 15 anni di restituzione di tali prestiti noi restituiremo meno di quanto avremo ricevuto, ed è una differenza. Non vedo perché si debba regalare soldi ai mercati, ecco, questa è la cosa. Quindi a volte sono posizioni abbastanza incomprensibili che io penso che non possiamo permetterci il lusso di avere. Grazie mille. Sono stato inquadrato io con un effetto tipo ventriloquo, cioè in cui io ho inquadrato con la voce del professor Triggiani, proprio perché per le difficoltà, insomma, di vedere direttamente lui. È stato un piacere sentirti, ma diciamo la faccia è rimasta la mia, e quindi per fortuna non è intervenuto mio figlio in mezzo alla conversazione, che sta facendo i compiti nella stanza a fianco, sta succhiando parte del wifi che mi serve. L'ultima diciamo domanda, che poi viene da due delle persone che stanno ascoltando, e che secondo me è una domanda per entrambi. Volevo dire una cosa, che a proposito di questi fondi, un recovery fund in particolare, sì. Attenzione, l'Unione Europea, la Commissione Europea ha già ben chiarito
che questo è l'interesse non solo di noi meridionali, ma dell'intera Europa, che molte di queste risorse devono essere destinate al sud Italia, perché è interesse, ripeto, non solo italiano, ma europeo, che ci sia una crescita del sud, che sappiamo abbastanza penalizzato in questi decenni nella suddivisione delle risorse italiane. L'Europa ha già detto che, attenzione, è interesse dell'intera Unione Europea che ci sia un reale sviluppo del sud, e quindi anche questi strumenti finanziari devono trovare prioritariamente presenza al sud. Scusa. No, è come... E peraltro segnala uno degli utenti che sta ascoltando, dice che però si spera che arrivino, che vengano distribuiti questi fondi, diciamo, il prima possibile, perché se no c'è questo effetto annuncio a cui poi non segue una, diciamo, una reale utilizzazione. È prestissimo, ecco perché io sono favorevole al MES, data anche che possono essere utilizzati, a cominciare a essere utilizzati subito. Prima della prossima primavera il recovery fund non si potrà avere. Sì, certo. Direi che hai risposto così anche a Miriam Chiarulli, che appunto faceva una domanda su questo tipo di interventi. Allora, l'ultima domanda, mi chiederei di restare nei 5 minuti a testa nel rispondere. Metti assieme un quesito di Giuseppe Di Venuta, che peraltro penso che sia uno studente del mio corso di Taranto, quindi mi fa piacere che l'abbia fatta, e dice: cosa comporterebbe per l'Italia una forma di Stato federale al pari di quella tedesca o americana, immagino che sia statunitense? E a questo si lega un'altra domanda, un intervento di una persona che si chiama Gaetano, che dice: in Italia l'autonomia differenziata, così come si va configurando, pare realizzare una serie di piccoli stati-nazione. Questo non confligge con il principio di solidarietà e con una vera integrazione europea basata sulle differenze, sulla valorizzazione delle differenze? Cioè, mi sembrano quasi due domande che vanno in due direzioni diverse. Da una parte il puntare verso un'ipotesi, un maggiore federalismo, quindi un accentuare il federalismo, dall'altra parte il rischio che questo porti ai piccoli, a un'ulteriore moltiplicazione, se vogliamo dire così, della frammentazione e di questa tendenza verso i piccoli stati, le piccole patrie, anche all'interno dei diversi stati dell'Unione Europea. Quindi chiederei a entrambi, ovviamente uno secondo la propria prospettiva, di dirci cosa ne pensate. Prego. Luigi, sì, facciamo cominciare Ennio, così chiudi tu, così chiudiamo il cerchio. Prego, Ennio, quindi insomma, rapidamente riprende l'effetto ventriloquo. Questo federale, di Europa federale, immagino si potesse dire, sarebbe un po' la ratifica di quel principio che ho detto, di quel motto, unita nella diversità. Questa unitarietà in realtà sarebbe cresciuta, perché non ci muoveremmo più nei rapporti, per quanto integrati, fra stati autonomi, ma all'interno di un unico stato. Che significa uno stato federale? Significa che in realtà vengono lasciate le autonomie, ma si mettono in comune alcune espressioni, a partire, come d'altronde pensiamo agli Stati Uniti, la politica estera di sicurezza comune. Che senso ha? Qual è la forza nella politica estera, che è una politica fra l'altro molto complessa, del singolo Stato? Cosa conta l'Italia nella comunità internazionale dal punto di vista della politica? Significa avere un esercito comune. Cosa conta che i singoli Stati membri abbiano un piccolo esercito, che fra l'altro, tanto più se sappiamo quali sono i costi di un esercito che non sono più formati da milioni di baionette, ma da armi tecnologicamente molto sofisticate? Voi pensate che noi potremmo, se si realizzasse, che poi era l'antico progetto che fallì del trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa del 52, che fallì per la mancata ratifica da parte della Francia nel 54, quindi una cosa che si riprenderebbe. Noi risparmieremmo oggi, se facessimo un unico esercito europeo, a supporto, non naturalmente per far guerra, ma sempre bisogna avere una forza al proprio interno, anche a motivi difensivi, risparmieremmo probabilmente, si fanno i calcoli, circa 250 miliardi di euro l'anno
per avere qualcosa di più significativa, se al servizio di una politica estera sicurezza comune. Pensiamo a una politica ambientale che sia già il Green Deal un passo avanti rispetto a tutte le altre altri stati della comunità internazionale, ma una politica ambientale espressione che non può essere diversamente, non di singole scelte nazionali, ma in un unico Stato federale, e problemi dei flussi migratori, in cui non si può certo pensare di lasciare solo al confine meridionale l'onere di sostenere questi flussi migratori, ma non mi dilungo. Quindi sarebbe per l'Italia comunque un vantaggio, perché l'Italia da sola non conta niente. L'Italia, fra i paesi fondatori dell'Unione Europea, fra i paesi più grandi sotto più profili, invece sarebbe una punta di diamante all'interno dello Stato federale. L'autonomia differenziata, detto francamente, come viene intesa nella parcellizzazione dei poteri, io non sono molto d'accordo. Io penso che la riforma del 2001 ha molti limiti. Io ritengo che molte questioni siano state espresse attraverso un'attribuzione alle regioni di poteri eccessivi. Se pensiamo che il Molise blocca il raddoppio della ferrovia dal nord a sud per una questioncina, ma sono i poteri di una regione, io rimango così come profili sanitari, abbiamo visto cosa significava anche in chiarezza per i cittadini trovarsi di fronte a politiche sanitarie che non sapevano se erano espressione dello Stato centrale o dei singoli stati regionali. Io penso invece che in uno Stato federale europeo bisogna muoversi non con piccoli stati-nazioni, ma ripeto, considerato che comunque per quanto riguarda tutti gli altri profili, a quella, come diceva, politica culturale generale, quando si cita la diversità significa valorizzazione non solo delle culture nazionali, parlo anche delle culture economiche, no? Ma di tutte le culture substatali, perché poi dei quali particolarmente ricca l'Italia. L'Italia è ricchissima di culture, tradizioni regionali, ma queste per me non devono significare un'autonomia politica ed economica esagerata. Grazie mille anche per esserti attenuto ai 5 minuti. Prego. Sì, diciamo, io non faccio altro che aggiungere qualche cosa alle cose dette da Ennio. La mia impressione è che, o almeno così colgo, diciamo, la possibilità di interpretare la domanda, diciamo, dell'interlocutore. Mi pare che la preoccupazione sua, ma diciamo in generale, diciamo, quando si parla di federalismo e di difficoltà, diciamo, di come dire, situazioni diversificate, diciamo, per effetto del federalismo, si allude ai problemi interni al paese. E questo è un dato che scandisce la storia italiana, diciamo, dagli anni 90 in poi. Siamo tutti d'accordo, diciamo, detto in maniera banale, sul federalismo europeo. Diventa un po' più complicato quando questa questione riguarda la questione nazionale. La mia impressione è che poi qui c'era l'indicazione giusta finale di Ennio, quando poi si affronta la paura del federalismo, le questioni riguardano non tanto la dimensione politica unitaria, quanto le questioni, diciamo, del federalismo fiscale, della distribuzione delle risorse. Io, tornando in questa maniera, la questione meridionale come contrapposta alla questione settentrionale. Qui sta il nodo, diciamo, del dibattito sul federalismo. Ora, quello che noto è che, come dire, al di là della petizione di principio, il federalismo deve mantenere l'unità nazionale, eccetera, deve far risaltare le diversità politiche, culturali, diciamo, storiche delle singole regioni. Se vogliamo, diciamo, la storia delle regioni Einaudi nasce dopo un dibattito a cui ho partecipato a Roma su queste questioni. Trascura un elemento: affrontare la questione federale in Italia significa porre un problema non solo di rapporto tra esigenze regionali
è quelli che si chiamano i costi standard, cioè la necessità che ogni regione, ogni territorio usufruisca di condizioni base uguali per tutti. Ma pone un problema di riforma costituzionale enorme, diciamo, no? Perché che anche qui, come dire, incrocia un po' la storia degli ultimi anni di questo paese. È difficile parlare di rivendicazione delle autonomie, di protagonismo delle autonomie, diciamo, a livello nazionale, di incontro tra i singole esigenze, non tanto egoismi nazionali, senza riformare, come dire, gli strumenti di rappresentanza, la Camera dei Comuni, la Camera delle Regioni, diciamo, la Camera delle Autonomie, il rapporto tra legislativo ed esecutivo. Questo è un dato che sta, come dire, alla base delle discussioni, credo, oggi, no? E su cui poi bisognerà lavorare in futuro. Viva il federalismo europeo, però attenzione alle questioni nazionali. Questo mi sembra il nodo, cioè, attorno a cui, come dire, si svolgerà la vita politica italiana nei prossimi anni. Grazie, grazie mille, grazie veramente a entrambi i nostri relatori. Grazie a Lucia Boschetti, attraverso cui diciamo Ennio Triggiani è riuscito a parlare, grazie alle magie della dottoressa Boschetti. È stato davvero molto, molto interessante, ricco di contenuti il programma che ho messo adesso sullo schermo. Questo seminario bene si inserisce nella catena dei seminari che porta la settimana prossima, porterà a parlare di integrazione europea, politiche regionali e politiche delle regioni, per proseguire poi con un focus sulla politica agricola e poi sul caso della Puglia e così via. Quindi direi che, insomma, noi abbiamo fatto il nostro. Io ho fatto molto poco, in realtà. Devo dire grazie a Gigi Masella e a Ennio Triggiani, che hanno dimostrato ancora una volta la loro grande qualità, grande capacità di esposizione e anche di dialogo da prospettive diverse su questo stesso, su un tema comune. Non mi resta che ringraziare nuovamente loro, Carlo Spagnolo e tutti quanti voi per il paziente ascolto. Alla prossima, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.